nostra azienda si occupa di estrusione di laminati plastici, in particolare per la termoformatura. Si caratterizza per il fatto che circa l'80% dell'output che produciamo è prodotto con plastiche riciclate. Plastisavio produce circa 30.000 tonnellate di plastica. Lavoriamo diversi polimeri, in particolare il polistirolo, ma anche il PET, il polipropilene, il politene a alta densità. Vengono utilizzati in diversi mercati, in particolare quello nel settore industriale tecnico, packaging industriale, ortoflorovivaismo, per edilizia, per il settore dell'automotive e, molto importante, il settore del food contact, dove la specificità di essere un'azienda che fa prodotto riciclato è molto ricercata. Plastisavio è dotata di diversi impianti. Recentemente abbiamo pensato con Cimbria di costruire un impianto per il riciclo del PET. Si tratta di un impianto per noi molto importante che bonifica una scaglia da bottiglia, pertanto andiamo a purificare un materiale già lavato e selezionato. Questo impianto a noi serve per innalzare la qualità del prodotto e per purificarlo fino a livelli molto molto alti. L'idea di comprare l'impianto da Cimbria nasce da un'esigenza industriale, quella di allargare la possibilità di acquistare scaglia da bottiglia da più parti del mondo. L'impianto di Cimbria è composto sostanzialmente da tre macchine, un depolverizzatore che serve appunto per togliere polvere, un impianto che fa una selezione sul polimero, quindi andiamo a eliminare polimeri estranei al PET, e la terza macchina è un impianto che invece fa una selezione sul colore. La macchina che divide il colore è importante perché noi dividiamo la parte clear dalla parte azzurrata e poi la rimettiamo insieme seguendo delle specifiche molto rigorose. In questo modo noi garantiamo la costanza della colorazione della foglia. Il mercato oggi richiede prodotti riciclati, soprattutto nel mondo del food contact, e quindi qui si pone un tema molto importante nel nostro settore: come coniugare l'alta percentuale di materiale riciclato con la sicurezza alimentare del packaging. Per poter raggiungere questo risultato è necessario investire, avere impianti molto tecnologici che riescono a farlo e soprattutto impegnarsi sempre alla ricerca di materiale da riciclare. Il nostro futuro sarà un futuro dove il prodotto riciclato sarà più pregiato del prodotto vergine. Per quanto riguarda il futuro con Cimbria, sicuramente questo impianto non è un punto di arrivo, ma sicuramente è un punto di partenza. Abbiamo già intenzione di fare nuovi investimenti che saranno messi in risalto nei prossimi mesi e sicuramente vedo delle ottime prospettive.